Ciao a tutti amici, bentornati in un quarto episodio di questa fantastica serie e oggi continuiamo a rinforzarci. Intendiamo gioiosamente il nemico. Ancora, come sempre, inserisco un timer di 20 minuti e continuiamo mettendo Docs Medical Company, che ci dà Monthly Population più 15%, il Support Agreement, Production Cost meno 15%, sono i due che vedo con maggiore enfasi. Allora abbiamo una Granite Company, che io direi ci aggiungiamo Power Armor e basta, abbiamo tenuto. Mentre la Rapid Response può rimanere benissimo così. Warroy ha dichiarato guerra a MaxSec. The Marshals è stato fatto. Quindi continuiamo con Chicago Reinforcements. Ma noi non stiamo producendo di nemiche. Male, molto male. MaxSec. Ecco. Attenzione, attenzione perché MaxSec è in guerra contro Arroyo e se Arroyo conquista MaxSec avrà una grande influenza. Nanius sta attaccando Twin Mothers, che è una bella fazione, non molti la conoscono, o almeno non ci giocano più di tanto, e non è affatto male. E speriamo che le Twin Mothers riescano a resistere. E poi ometto un altro che non mi ricordo. Attenzione, della Spatoma è in guerra ancora con decine. Ah, ancora in guerra. Speriamo che ne esista della Spatoma. Veramente una bella fazione questa. Non è stata modificata più di tanto, peccato. Sarebbe piaciuto. Perché una bella fazione, una bella cosa. Ah, ecco, una Sons of Kaga, che ha conquistato tutta la zona sud di New Reno. Quindi diciamo che Sons of Kaga prende legittimamente un posto tra le fazioni, non dico forti, però potenziali. C'è una guerra civile qua, tipo Iron Morgia, Solid Frosty. Questa è una guerra in cui tutti contro tutti. Una piccola battle royale molto interessante. Texan Brotherhood è una delle più forti al momento. Tutta la chat l'ha preso solo. Attenzione agli Aztechi qua, ai Maya. White Peace contro Dan, non è cambiato niente. Attenzione, quindi ci sono altre guerre in futuro. Questa zona è sempre stata molto contesa, molto particolare. Qua siamo in Honduras, quindi diciamo che copre comunque una grande zona. Bahia State. Ah, hanno conquistato i Vanga e i Paz Bandits. Molto interessante. Molto molto interessante. Io farei i tempi subito, diretto. Guerra guerra. Attenzione, Chicago Reinforcements, eccomi. Ci danno 50 power armor, 5 vertebral gunship, 2 divisioni con armatura atomica. Perdiamo 3 di energia e 1 di metallo. Una cosa sissima. No, cioè, vabbè. RNC ha dichiarato guerra a The Rapids. Facendo ciò, si assicureranno la costa per poter poi magari attaccare la regione di Cesare. Vediamo cosa succederà qua. Questa è una cosa molto importante. Vediamo cosa succederà. E continuiamo così intanto. Io direi di sviluppare sviluppiamo. Ci serve la stability? Stiamo bene in realtà. Facciamo Never Stop Fighting for the American People, che ci dà un sacco di popolazione. Avere il supporto della popolazione è fondamentale, quindi fare tutto ciò è utile più che adesso nel lungo termine. Attenzione, guerra di confine tra Bondensis e The Gun.
molto importante. Guerre che spariscono, scompariscono. Ah, i supermutanti hanno vinto contro i nemici che si trovano qua, i Marrow Drinkers. Attenzione. Gnuino, dicono che quella è una yakuza giapponese. Attenzione, attenzione. Molto interessante ciò che sta succedendo. No, è caduta. I Packers! Hanno dichiarato quella d'Umbra. Attenzione! Pazziti! Non ho trovato niente fuori dal mio ufficio. Va bene, ripetiamo il tutto, mandiamo i Mammoth Prospectors. Gente del Sud, molto interessante. Attenzione, attenzione, attenzione. Si stanno avvicinando a noi quelli del Montana Chapter. Io non voglio conquistare gli Stormhawks perché, nonostante io dovrei farlo per avvicinarmi di più al Montana Chapter, avrei poi un territorio troppo vasto da difendere e con solo 10 divisioni non posso fare assolutamente niente. Quindi preferisco rimanere fermo. Quello che mi preoccupa sono i Ruminators. Possono essere dei vassalli, vassallimo, troppo medievale, dei puppet engineering, e facciamo cutting tubes per fare finalmente la radio che ci serve come pane. Scorpion Smite, scusatemi, ci stanno dichiarando guerra. Stormmongers contro di noi. Vabbè, mi vogliono morire, non è un problema. Però Maxol Expedition, ah, sono sotto Iron Alliance, molto interessante. Questa è una delle nuove fazioni della confraternita che gli sono create ed è davvero curiosa, molto molto curiosa, veramente particolare. Tanto ci vogliono dichiarare guerra. Non so perché, però, alla fine non abbiamo fatto niente. Attenzione. Attenzione. Potremmo attaccare i Stormmongers, però. In questa situazione dovrei approfittarne. Facciamo con i working. Però questi stanno fermi. Bismarck. Come bis. Che è successo qua? Ah, dovremmo. Non ce li possiamo permettere, però. Non ce li possiamo permettere, mi dispiace. Bismarck. Che cazzo è Bismarck? La nazione. Vabbè, no, non la conosco. Però anche se questi vincono subito contro queste bocche metalliche del signore. Cazzo, ho perso il Twin Mothers. Come vendo in gumeria? Come non detto. Come non detto. Facciamo questo che è in concomitanza. Ci attaccano e noi rispondiamo. Cosa? Cosa? Ma è impazzito! Hello, sir. Totalmente impazzito! Vabbè, meglio per me. This'll be over quickly. Hey. Dobbiamo bloccare subito gli Endostone, prima che sia troppo tardi. Però non potete rompermi i coglioni, voglio bene. Prendetevi energie, no? Completamente. Allora, continuiamo. Continuiamo ad avanzare. Ora allora, no, tu vai qua e puoi chiamare un'ora avanzata. Perfetto. Perfetto. Vai qua. Attenzione. Battaglia da Duverdam. Azzo, occhio. Qua si gioca il destino, eh? Tanto noi qua avanziamo. After this, I have some weapons to repair. Abbiamo bloccato gli Engelstone Park, che abbiamo messo in uno, e quindi noi avanziamo qua. Sometimes.
Però perché qua non avanzano? Aspetta un attimo. Perché non avanzate qua? Facciamo così, direttamente. Avanziamo, vedete Augusta subito. Perfetto, avanziamo. Facciamo i wargong contro gli Engelstone Park. Non attacchiamo, ma me li tengo già pronti. Avanziamo qua così. Ok, non sono avanzati i soldati di Cesare. Continuiamo. Perfetto, vai così. Perfetto, ne abbiamo saccati. Andiamogli in aeroporto. Circondiamo la capitale. Perfetto. Continuiamo così. Faccio io credere. I Detcon hanno mangiato i nostri uomini. Dov'è che è inevitabile? Dove vai? Pazzo. Ok, altri saccati. Rifacciamo un attimo tutto qua, tutta una barata. Perfetto, facciamo così, perfetto, no, il Montana ha preso già sta roba, Great Force preso, perfetto, perfetto. Quanto tempo manca alla capitolazione? Molto poco, quindi direi di continuare ad avanzare. Tu blocchi qua. Perfetto. Prendiamo. Ah no, non vorrei me ne vanno. Bene. Abbiamo Hello, sir. troppi. So tired. Hello, sir. Sempre due fabbriche ci abbiamo. Che fino a ora non ho modificato l'economia. E credo che da principiante questo però, eh? Sono stato fisso. Sono stato un grande fesso. Aspetta, no, facciamo un altro focus. Siccome stiamo qua. Sono stato fesso. Devo modificare l'economia. Mannaggia. Non ci ho minimamente pensato. Maledizione. Per non dire altro. Yakuza è caduta. Vaffanculo. Vediamo se Mizuna può crescere. Sì. Dove? Ok, una divisione è arrivata quella dei robot, che non ci serve tantissimo, servono per le due di armatura atomica in realtà. Army, che cos'era? Ah, Army Department, facciamo un Naval, sì, va bene, dobbiamo essere veloci, per prepararci alla prossima guerra contro il Montana Chapter che sarà a brevissimo. The Den attacca Modok. Interessante. No, 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 no. No, tu non ho sbagliato.
Vorrei che tu faccia questo. Hello, sir. Ah, ma tu non hai un ruolo. Vieni qua. Perfetto. Oh, ok. Mette stampede, quindi dove siamo noi? Prendiamo un po' di acqua. Mette stampede? È questo. Siamo al 50%, okay. Televisione. Mechanized Army. Facciamo anche questo. Motor City Outpost. Cambiamo l'economia. Oh! Il tempo è scaduto. Va bene, ragazzi. Allora, il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace. Commentate e noi ci vediamo sul prossimo video dove molto probabilmente attaccheremo il Montana Chapter. Ciao ragazzi!